la pancia però là, non la vedo, quindi non avranno mangiato, non lo so. E allora, se li fate accomodare, perché vi devo comunicare alcune novità che riguardano noi professionisti, noi dottori commercialisti. Dottoressa Maisano, ci siamo? Dottore Cannavò, ora vorrei capire se, mentre presiedi il Consiglio Comunale di Granite, se consente alle persone di parlare. Ah no, hai visto? Allora, in questi giorni noi proseguiremo con l'attività di formazione per revisori legali. Avremo una prossima scadenza in materia di enti locali, con un convegno che riguarderà gli appalti pubblici e poi un'altra ancora che riguarderà soltanto due voci importanti, piano di riequilibrio oppure default, così in secco, come se giocassimo un ambo. Abbiamo però tanta formazione, il 15 riprendiamo di nuovo la formazione per il revisore legale. Vi ricordo che abbiamo diverse date, il 15, il 22 e poi nei vari convegni, corso, seminari abbiamo anche la materia che sono oggetto di revisione legale. E in modo specifico qualcuna riguarderà anche la fascia A, anziché pensare sempre alla fascia B e alla fascia C. Ok? Così ho dato risposta su questo punto. Ci sono altre 3-4 iniziative che stiamo portando. Non abbiamo ancora un testo per quanto riguarda l'aspetto dei condoni con questa finanziaria, visto che abbiamo scoperto che adesso c'è, la stanno discutendo con tantissimi emendamenti in aula. Però quanto prima si terranno delle tavole rotonde e verrà attivata la nostra camera tributaria interna, in modo da consentire a ciascuno di noi che ne abbia bisogno o che si voglia confrontare di portarsi dietro addirittura i fascicoli, come facevamo prima nelle precedenti edizioni dei condoni, e da adattare direttamente gli argomenti. Quindi la materia, escludendo quella che è la formazione con queste tavole rotonde, che riguarderà solo i temi del condono, della pacificazione fiscale in generale, che non sono in condizione di poterla fissare per un semplice motivo, quindi saremo delle riunioni volanti, delle tavole rotonde, indipendentemente dai crediti formativi. Sui crediti formativi mi permetto di dire una cosa: chiuderemo l'anno quasi con 500 ore di formazione. Cioè ogni giorno facciamo formazione, credo che siamo un ordine veramente strano sotto questo aspetto, perché insomma considerate che noi siamo tenuti a fare dalle 20 alle 30 ore di formazione, e quindi ne stiamo facendo, siamo arrivati quasi a 500. Considerate che siamo pieni di master all'interno dell'ordine e altre iniziative si stanno dirottando verso il tribunale, verso l'aula magna del tribunale, verso l'aula magna del dipartimento d'economia, e perché o qualche altro verso la camera di commercio. Ciò significa non abbiamo più i luoghi dove poter ospitare le nostre attività, che sono diventate ormai tante, giusto? Quindi revisione delle condominiali, revisione legale, revisione degli enti pubblici, oggi tutta la materia tributaria, la materia della pacificazione fiscale, credo che già siamo in un'orbita completamente diversa. Noi a giorni, io penso che già domani, per domani o al massimo domani, sarà pronto un seminario che vogliamo tenere, e poi dobbiamo parlare pure per gli aspetti che riguardano il comparto pubblico, che riguardano i nuovi contratti a termine a seguito del cosiddetto decreto dignità. Diamogli almeno la dignità di un decreto, insomma, ma dobbiamo affrontare l'argomento che riguarda i nuovi contratti a termine, soprattutto anche alla luce della sentenza pesantissima. Una volta ogni tanto il legislatore interviene, in questo caso è stato il legislatore costituito, quindi la Corte Costituzionale è intervenuta a chiarire un aspetto fondamentale e
riprendendo quella che è l'attività giudiziaria condotta nelle aule di giustizia, soprattutto dai giudici, al momento in cui devono assegnare ovviamente il trattamento, l'indennità diciamo di fine rapporto, tutte quelle che sono le indennità. Ora dico, siccome la materia dei contratti a termine è una materia un po' particolare, abbiamo pensato di organizzare un seminario ad hoc che terremo per almeno 4 ore. E quindi affrontando 2 questioni importantissime e poi volendo affrontare quello che era lo stato dell'arte prima dei contratti a termine e concludendo con 2 o 3 particolari attività che rientrano pure nei contratti a termine, che sono i lavoratori dello spettacolo, che ovviamente hanno che seguono ovviamente altri adempimenti, e con i lavoratori marittimi e i lavoratori del turismo, che soprattutto dalle nostre parti sono molto. Quindi su questo noi terremo un seminario a breve, almeno con 2 o 3 docenti universitari e 2 o 3 avvocati lavoristi, proprio per poterci confrontare. Voi lo sapete, io ci tengo in modo particolare a questo settore e quindi stiamo crescendo di volume e quindi proseguiremo in questa attività. L'altra attività che è quanto prima e ci dobbiamo affrettare a farla è quella che riguarda l'evoluzione che ha subito il cosiddetto terzo settore. Ormai tanta economia viene mossa dal terzo settore, ok? E quindi questi enti oggi che sono previsti dalla nuova normativa, che è la 112 del 2017, i cui adempimenti stanno per essere, sono già prossimi in scadenza, considerate che già dovremmo provvedere alla modifica degli statuti sociali entro il 9 di gennaio. 9 di gennaio per noi è una data molto particolare, eccetera, quindi vogliamo evitare di arrivare all'ultimo minuto con la formazione, e quindi già è partito un comitato seguito dalla nostra commissione interna, che sta organizzando 1, 2, 3 eventi per spiegare quelle che sono le modifiche che si devono fare sugli statuti, sulla iscrizione e soprattutto tutte le modifiche che ci saranno in termini di formazione del bilancio e tutti gli aspetti fiscali nuovi che verranno introdotti. Questo è importante. Comunque voglio concludere dandovi soltanto delle comunicazioni, visto che ogni mattina ricevete giornali, quintali di giornali. Dico, io non ve li mando perché sono povero e non ho soldi, ma dico, ricevete i giornali. Domenica scorsa abbiamo ricevuto un giornale, Italia Oggi, che riportava una notizia importante che è sfuggita a parecchi di noi, ma che già ero a conoscenza io da prima. Si sta entrando in vigore un nuovo decreto legislativo che modifica le nostre iscrizioni presso il Tribunale. Faccio un esempio: da un lato vi abbiamo invitato in questi giorni a procedere con la nuova iscrizione nell'elenco, nell'albo degli amministratori giudiziari, dall'altro lato vi abbiamo pure informato per quanto riguarda le custodie e le vendite giudiziarie, per quanto riguarda i curatori fallimentari, eccetera eccetera. Beh, probabilmente saranno questi adempimenti che non verranno più rispettati, perché dal 1° di gennaio, così stanno per preparare la legge, così diceva Italia Oggi di domenica, ma comunque già è pronto il decreto, dal prossimo anno tutto quanto passerà a livello nazionale. Quindi avremo l'obbligo di iscriverci sulla piattaforma nazionale e quindi per poter svolgere l'attività, per chi ha i requisiti di vendite giudiziarie, di custodie giudiziarie, di amministrazione giudiziaria, di consulente delle amministrazioni giudiziarie, eccetera eccetera, soprattutto di commissari, del componente delle commissioni, vedi Urega, eccetera eccetera, ci saranno delle apposite piattaforme che riceveranno le nostre istanze di iscrizione. Io non lo so, non voglio entrare nel merito, se è un bene o un male, ma secondo me con queste graduatorie, con questi elenchi nazionali, ovviamente secondo me si rafforzerà o perlomeno troverà spazio una delle nostre richieste, che è il principio della rotazione degli incarichi. Quindi per evitare che parecchi colleghi sommino più incarichi contemporaneamente, forse è preferibile adottare questa nuova linea che viene stabilita, che viene fatto, se verrà fatto osservare con il nuovo decreto. Quindi queste sono le novità
novità importante. Vi prego di seguirle queste cose, anche perché ci sono scadenze ben precise. Noi ne abbiamo data una, per esempio, per le vendite giudiziarie dobbiamo rifare tutto. Per le amministrazioni condominiali, voi, lo ripeto, siamo riusciti ad ottenere un albo, per le, anche qua probabilmente dovremmo rifare tutto quanto. E cosa, questo delle vendite è sicuro. Le vendite scadono il 10 di gennaio. Tenete presente una cosa, che noi entro il 15 come ordine io devo trasmettere tutto in tribunale, perché ormai i passaggi sono telematici e quindi non è che arriva, spiegazione, domani te li porto, mi dai il protocollo di oggi, non si può fare, ok? Quindi io vi scriverò tutte queste raccomandazioni, questi consigli che vi prego di attenzionare, proprio perché sono importanti per la nostra professione. E allora vi lascio al dottore Catania, che stamattina ho presentato ma che vorrei nuovamente presentare. Ormai è iscritto ufficialmente, esonerato dal pagamento delle quote, ma dico, ma lo lasciamo libero di contribuire volontariamente, penso con 2-3 mila euro, insomma, penso che ce li lascerai a convegno. Beh, ma il dottore Lucio Catania, è segretario generale presso il comune di Barcellona Pozzo di Cotto, lo è stato già in tanti altri posti, è stato anche mio segretario nel, dico bene dottoressa Pugli, no, è stato sì segretario dopo di lei nel comune di Pace del Mela. Io avevo pure la dottoressa Puglisi che è stata nostra segretaria, poi è relatore eccetera eccetera. Quanto prima riusciremo a pubblicare, a presentare la pubblicazione del suo libro sul baratto amministrativo, che già abbiamo fatto un'anticipazione qualche mese fa proprio sul baratto amministrativo, quindi ci spiegherà, ci chiarirà quali sono i concetti fondamentali di questo istituto, che nuovo ormai non è, tutti ne parlano ma nessuno lo applica, ed è tra le altre cose anche vicepresidente di commissione tributaria presso la commissione provinciale di Messina. Esperto in materia di tributi locali, non è la prima volta che presentiamo volumi scritti dal dottore Catania, credo che già sei arrivato al terzo, no? Sbaglio? Quarto? A quarto figlio. No, diciamo, a quarto figlio, va bene. Quindi passo la parola al dottore Catania, che è persona che già conosciamo abbastanza bene. Grazie. Allora, intanto buon pomeriggio, buona giornata. E oggi dovevo parlare di riscossione dei tributi locali. Certo, parlare di riscossione dei tributi locali alle 3:30 di pomeriggio dopo il pranzo è un argomento un poco pesante, però la minaccia può essere soltanto quella delle ganasce fiscali al primo che si addormenta o al primo che accenna alla pennichella. Giovanni ci butta fuori. La materia della riscossione dei tributi locali è stata interessata da molte minacce di riforma. Dico minacce perché non si sa mai a che punto o verso quale direzione andranno queste riforme. In effetti queste riforme che vengono annunziate ormai da tempo ancora non hanno visto la luce. Adesso c'è un disegno di legge che è stato proposto recentissimamente e che è stato esposto anche dall'ANCI nell'ambito di un tavolo tecnico a cui hanno partecipato ANCI, IFE, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, che ha prodotto delle innovazioni rispetto al testo fondamentale, alla normativa fondamentale in materia di riscossione dei tributi locali. Che se pensiamo che il riferimento per quanto riguarda i tributi locali, tranne appunto per quanto riguarda il ruolo, con la riscossione diretta e a un regio decreto del 1910, capiamo come questo argomento gridi necessità di innovazione e debba essere affrontato quanto prima. Iniziamo vedendo appunto l'ultima innovazione che c'è stata, però tutte queste innovazioni, questi interventi che ci sono stati sempre interventi spot su singoli aspetti, mentre quello che il mondo delle autonomie locali si aspetta oggi è una riforma di natura sistemica, cioè cambi completamente il sistema, non che Equitalia si chiami Agenzia delle Entrate e poi resti sostanzialmente tutto invariato. Quello che necessita è un sistema sicuramente più efficiente, perché un momento fa sentivo accennare
al problema di tutti i comuni che sono oggi in predissesto o in dissesto finanziario, è sicuramente uno dei grossissimi problemi che riguardano i comuni in situazione di deficitarietà, è proprio quella della riscossione, cioè delle bassissime percentuali di riscossione che purtroppo questi comuni hanno. Dal 1 luglio del 2017, con il decreto legge 193, le società del gruppo Equitalia sono state cancellate per legge. Era una riforma annunziata, una riforma propagandata, sembrava che dovesse essere una grande riforma, in effetti, come era facile attendersi, è stato semplicemente un cambiamento di nome, perché le norme in materia poi di riscossione pubblica e di riscossione di tributi locali in particolare non sono cambiate. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sono semplicemente passate all'Agenzia delle Entrate e quindi all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, senza cambiare però le norme che stavano a monte di questa riforma. Al decorrere dal 1 luglio del 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,3 bis e 3 ter del decreto legislativo 1999 numero 46 delle società da esse partecipate. Cosa significa questa possibilità di deliberare? In effetti è stata una normativa che ha teso a scavalcare tutte quelle che erano le indicazioni della Unione Europea in materia di riscossione. L'Unione Europea si sostiene giustamente che la materia della riscossione sia una materia economicamente rilevante. Non so che succede. Ce l'avete così? Ho capito. Dico, la materia della riscossione dei tributi locali è stata considerata una materia economicamente rilevante come tale che dovesse sottostare a tutti i principi di concorrenza. Quindi non era possibile un affidamento che non rispettasse questi principi di concorrenza. Allora, per più anni il legislatore ha rinviato l'affidamento diretto all'agente della riscossione a Equitalia per quanto riguarda il resto d'Italia e a Riscossione Sicilia per quanto riguarda la Sicilia, dicendo che avrebbe attuato questa riforma sistemica. Adesso ha provato a scavalcare il vincolo della Comunità Europea di garantire la concorrenza dicendo che non c'era un affidamento diretto, ma i comuni potevano comunque deliberare l'affidamento attraverso una delibera. Quindi il fatto che ci fosse fosse richiesta un'esplicita manifestazione di volontà, secondo il legislatore, risolveva il problema della libera concorrenza invocato più volte dall'Unione Europea. Consideriamo che già dal 1 gennaio del 2012, quindi parliamo di diversi anni fa, il concessionario nazionale e la società della stessa partecipata dovevano cessare dall'attività che riguardava i tributi locali. E quindi dal 2012 fino al 2017 ci sono state una serie di proroghe con cadenza semestrale in cui ogni volta si diceva per l'ultima volta si fa una proroga dell'affidamento all'agente della riscossione nell'attesa della prossima riforma che doveva essere questa riforma sistemica. Nel 24 giugno del 2016 è arrivata l'ottava proroga della cessazione in cui ancora si ripeteva nelle more del riordino della disciplina della riscossione a fine di garantire l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione e continuità i termini per la cessazione di Equitalia venivano prorogati al 31 dicembre 2016. Nona proroga c'è stata il 31 maggio del 2017, fino al 31 maggio del 2017, quando poi in questa gradinata di provvedimenti di proroga è intervenuto invece il nuovo decreto che ha stabilito che dal 1 luglio 2017 Agenzia delle Entrate Riscossioni subentrava ad Equitalia e fissava l'obbligo non più di un affidamento diretto automatico o rispetto all'agente nazionale della riscossione, ma la necessità che i comuni deliberassero appositamente, quindi manifestassero la propria volontà di proseguire l'attività di riscossione coattiva con l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Si parlava di apposita deliberazione che doveva essere adottata entro giugno del 2017
E quindi con questa semplice deliberazione i comuni potevano continuare a servirsi delle attività svolte da Agenzia delle Entrate e Riscossioni, anzi precisamente la norma parlava di agente soggetto preposto alla riscossione nazionale. Il fatto che la norma parlasse di agente preposto alla riscossione nazionale e qualche dubbio l'ha sollevata in Sicilia, perché tutte le altre norme di proroga che c'erano state finivano per includere in maniera esplicita anche l'agente regionale della riscossione, cioè si parlava sempre di Equitalia, delle società partecipate da Equitalia e di Riscossione Sicilia, mentre in questo caso il legislatore ha parlato semplicemente di agente nazionale della riscossione. Quindi non si è capito, soprattutto in sede di prima applicazione, cosa succedeva per i comuni siciliani, cioè se i comuni siciliani continuavano a lavorare con Riscossione Sicilia oppure Riscossione Sicilia cessava le proprie attività e quindi i comuni dovevano necessariamente seguire altre strade. Tra l'altro la norma inizialmente, proprio per superare i problemi di concorrenza imposti dall'Unione Europea, prevedeva che ci dovesse essere una delibera annuale di proroga. Adesso questa necessità della proroga è stata invece superata. L'articolo 25 bis il comma 25 bis dell'articolo 3 del decreto legge 203 del 2005 permetteva anche ad Equitalia di essere affidataria di ulteriori attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, previo però esperimento di procedure ad evidenza pubblica. Adesso si è affermato stranamente il principio dell'affidamento diretto, cioè basta la delibera di affidamento ad Equitalia. E quindi con questa sorta di affidamento diretto, con questa manifestazione di volontà, i comuni affidano a Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le attività, possono affidare perché non è un obbligo evidentemente, tutte le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali. Questa soluzione evidentemente ha trovato l'avversione da parte delle società iscritte all'albo della riscossione, perché è immediato, dico, al di là della volontà dei comuni, non si è in un regime di effettiva concorrenza se uno dei soggetti viene privilegiato dicendo che a quel soggetto puoi affidare il servizio senza passare da una procedura ad evidenza pubblica. E tutto sommato si elude anche quello che era l'affermazione di principio dell'Unione Europea, in cui si diceva Equitalia può partecipare a una procedura ma al pari delle altre concorrenti. L'ANCAP, che è appunto la società che racchiude tutte le società iscritte all'albo per la riscossione, ha annunciato la presentazione di ricorsi alla Corte di Giustizia Europea proprio per il fatto che con questa delibera verrebbe eluso il vincolo della concorrenza. L'articolo 2 bis però prevede l'obbligo di versamento diretto sul conto corrente di tesoreria dell'ente, ma si limita ai pagamenti che nascono da riscossione spontanea o da ravvedimento, mentre restano fuori da questo raggio di azione le norme sulla riscossione coattiva. Cosa succede allora in Sicilia? Scusate. Per un'analisi della questione occorre un poco ripartire da tutta quella che è stata la storia di Riscossione Sicilia, da come si è arrivati in Sicilia a definire un agente della riscossione diverso rispetto a quanto succede nel resto d'Italia. E in particolare partire con l'abolizione del Servizio Nazionale della Riscossione, che risale al 1 ottobre del 2006, con l'affidamento alle aziende concessionarie. Le relative attività erano state affidate all'Agenzia delle Entrate, che le esercitava nel resto d'Italia mediante partecipazione pubblica a Equitalia S.p.A. e già Riscossione S.p.A. Il servizio regionale della riscossione invece è stato istituito proprio perché in Sicilia vige il sistema dello statuto speciale, la specialità dello statuto regionale siciliano, che ha potuto consentire la creazione invece dell'agente nazionale della riscossione di un servizio regionale della riscossione.
con la legge regionale 35 del 5 settembre del 1990 però vengono recepiti i propositi dichiarati nelle precedenti norme regionali di non discostarsi comunque dal resto del territorio nazionale nell'organizzazione di un analogo servizio anche in Sicilia. Quindi sostanzialmente la normativa regionale siciliana da un lato dice io sfrutto la specialità dello statuto e creo un mio agente della riscossione, dall'altro lato però dice che le modalità di effettuazione del servizio a livello regionale devono essere analoghe a quelle del servizio nazionale. Quindi tutte le riforme che via via ci sono state rispetto al Servizio Nazionale di Riscossione sono state sostanzialmente recepite anche in Sicilia, proprio perché il principio che si voleva affermare era questo del parallelismo, cioè laddove c'era una modifica rispetto all'Agente Nazionale della Riscossione, in Sicilia ci sarebbe stato un parallelo cambiamento rispetto all'Agente Regionale della Riscossione. Quindi non possiamo parlare esplicitamente di recepimento della norma nazionale, perché non viene recepita la norma nazionale, ma viene accostata, viene equiparata la norma di volta in volta la norma regionale a quella che sono i cambiamenti a livello nazionale. Quindi più che di recepimento dobbiamo parlare di armonizzazione dei sistemi di riscossione nazionale e regionale. Quindi laddove c'era una modifica nazionale c'è stata una parallela riforma a livello regionale. Questo ha portato anche alla modifica della compagine associativa dei soci che hanno costituito l'agente regionale della riscossione, che inizialmente era costituita, era posseduta al 60% dalla regione siciliana e al 40% dall'agenzia delle entrate, e poi è subentrato il socio privato che era Montepaschi Serit S.P.A. Poi Montepaschi Serit si è ceduto a sua volta a Riscossione Sicilia S.P.A. una quota maggioritaria delle sue azioni. In tutti questi passaggi che ci sono stati si è arrivata a un'attuale composizione in cui Riscossione Sicilia è pressoché totalmente in mano alla Regione Sicilia, con una quota assolutamente minoritaria, siamo sotto l'1%, che viene conservata da Agenzia delle Entrate. Questo chiaramente dal punto di vista della composizione di Riscossione Sicilia. Riscossione Sicilia, così come era Equitalia, effettua l'attività di riscossione mediante il ruolo con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo 1 capo secondo e al titolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973, nonché le attività previste dal 237 del 1996. Quindi può effettuare inoltre, oltre all'attività di riscossione coattiva, l'attività di riscossione spontanea, liquidazione e accertamento delle entrate, tributario patrimoniale degli enti pubblici, anche territoriale, della loro società partecipata nel rispetto delle procedure di gara. Altre attività strumentali a quelle dell'Agenzia delle Entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio, e a tal fine può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a queste connesse. La Giunta regionale siciliana, con la delibera 288 del 7 luglio 2017, ha affidato a Riscossione Sicilia e quindi all'Agenzia delle Entrate e Riscossione l'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali. In questo chiaramente non imponendo ai comuni di fare lo stesso, ma dando un segnale abbastanza chiaro ai comuni, dicendo in pratica: è vero che il legislatore nazionale, nel momento in cui fa questo passaggio e permette l'affidamento a Agenzia delle Entrate e Riscossioni dell'attività di riscossione tramite una mera delibera, non include Riscossione Sicilia. Ma considerando questo parallelismo tra l'attività di Agenzia delle Entrate o Equitalia prima e Riscossione Sicilia, quello che nel resto d'Italia succede per Agenzia delle Entrate e Riscossione in Sicilia deve essere eletto come Riscossione Sicilia S.P.A. Quindi secondo questo parallelismo i comuni possono, secondo l'indicazione data anche dalla Regione Sicilia rispetto a questa sorta di manifestazione di volontà di attuare in Sicilia la stessa riforma, possono affidare a Riscossione Sicilia i servizi di riscossione coattiva, soltanto coattiva o anche la riscossione volontaria.
Questo è l'excursus un po' che ha portato a molti comuni a fare queste delibere di affidamento a Riscossione Sicilia. Tra l'altro Riscossione Sicilia, proprio in attuazione di questa legge di riforma, fece una nota ai comuni dicendo ai comuni: se tu non fai la delibera di affidamento di questo servizio, o quindi se tu non manifesti la volontà di aggiudicare tramite questa delibera il servizio di riscossione coattiva, allora in quel caso io non prenderò più in carico i tuoi ruoli. Quindi anche i comuni sostanzialmente hanno dovuto, se hanno manifestato chiaramente la volontà di proseguire nel rapporto con Riscossione Sicilia, approvare una deliberazione del Consiglio Comunale in cui si diceva: io intendo proseguire l'attività con Riscossione Sicilia per quanto riguarda i tributi che maturano in Sicilia, o con Agenzia delle Entrate Riscossione per tutte le riscossioni che invece dovessero essere effettuate fuori dalla Sicilia, perché chiaramente ci possono anche essere contribuenti che devono versare in Sicilia perché hanno ad esempio una seconda casa sul territorio siciliano, ma che la riscossione viene fatta non da Riscossione Sicilia ma Agenzia delle Entrate e Riscossione. Secondo l'IFEL, ma anche questo era abbastanza chiaro, la delibera dei consigli comunali non obbligava gli enti a ricorrere al ruolo per la riscossione coattiva di tutte le entrate, potendo continuare comunque i comuni eventualmente a utilizzare tutti e due gli strumenti, cioè iscrivere alcune partite al ruolo e quindi a riscuotere tramite cartelle di pagamento o alcune partite, per altre ricorrere all'ingiunzione fiscale prevista con Regio Decreto del 639, con tutti i limiti che purtroppo continua ad avere il Regio Decreto del 1910, il 639. Perché aspettiamo adesso questa benedetta riforma che ci dovrebbe essere, dei limiti il Regio Decreto ce li ha, soprattutto laddove prevede obbligatoriamente la figura dell'ufficiale della riscossione. Ufficiale della riscossione, vi anticipo, poi lo vedremo meglio, che ormai possiedono pochissimi comuni, perché questa sorta di patentino che doveva essere rilasciato dal prefetto a seguito di un corso che doveva avere cadenza biennale, in effetti questi corsi con cadenza biennale non si fanno ormai da tantissimi anni. È un concorso per l'ufficiale della riscossione, e quindi questo problema a molti comuni di gestire da soli e autonomamente il servizio di riscossione tramite l'ingiunzione fiscale, questo problema sicuramente ce l'hanno. La legge 28, poi l'articolo 28 della legge regionale dell'11 agosto 2017 ha autorizzato il governo della regione ad avviare anche in Sicilia, così come è stato per il resto d'Italia, le procedure per la liquidazione di Riscossione Sicilia. Il problema però chiaramente si è posto, perché è stata una di quelle norme inserite in altre leggi, non mi ricordo se era una finanziaria, in maniera abbastanza frettolosa, cioè senza un'effettiva analisi, perché il problema che si pone è: che cosa fanno, che fine fanno i lavoratori che hanno operato fino ad oggi in Riscossione Sicilia? Non possono passare automaticamente ad Agenzia delle Entrate Riscossioni, perché non hanno mai effettuato il concorso e nella pubblica amministrazione si accede per norma della Costituzione tramite concorso. Quindi questo passaggio in blocco di tutti i dipendenti di Riscossione Sicilia che erano stati assunti senza concorso non può avvenire, almeno non può avvenire in maniera così facile e automatica, così come era stata prevista, ad Agenzia delle Entrate. D'altro canto si tratta di due soggetti differenti, cioè la Regione Sicilia non può imporre con propria legge a Agenzia delle Entrate di accollarsi tutto il personale che viene da Riscossione Sicilia. Quantomeno andava trovato un accordo operativo tra la Regione Sicilia e lo Stato, cosa che sarebbe dovuta avvenire, ma che ad oggi chiaramente non è avvenuto. D'altro canto il Consiglio di Stato, nell'accogliere un ricorso di Dir Pubblica, che è uno dei sindacati della dirigenza, e nel disporre che il TAR fissa l'udienza pubblica alla discussione con priorità, ha fatto espresso riferimento alla questione di legittimità costituzionale proprio dell'assunzione, in quel caso anche rispetto al personale che proveniva da Equitalia, del passaggio automatico e dello svolgimento delle funzioni con Agenzia delle Entrate.
La Consulta infatti ha sempre affermato che la necessità del pubblico concorso per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni deve essere rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici. Quindi nel momento in cui ci sarà questo passaggio, il problema si è posto si potrà, anche nel momento in cui si dovesse essere fatta questa convenzione, questo accordo tra la Regione Sicilia e Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Restano ferme sostanzialmente ad oggi tre alternative possibili per effettuare la riscossione. Il Comune può riscuotere o tramite gestione diretta, con tutte le difficoltà che ci sono nella gestione diretta, primo fra tutti la mancata presenza dell'ufficiale della riscossione, tramite una delle società iscritte all'albo ministeriale, oppure, ma anche questa è un'ipotesi abbastanza teorica, creando una società in house, quindi con controllo analogo a quella che esercita sulla propria attività per lo svolgimento delle attività della riscossione. Le alternative che ha il Comune è agire tramite il concessionario del servizio di riscossione, quindi agire tramite il ruolo, oppure agire tramite autonomamente, tramite società miste, tramite concessionario, società iscritte, scusate c'è una mosca che continua, tramite concessionario, e quindi in quel caso agire tramite ingiunzione fiscale. Se il Comune non ha deciso diversamente, agisce tramite concessionario, tramite questa delibera di affidamento, oppure deve fare una procedura di evidenza pubblica per individuare eventualmente il soggetto privato che svolge l'attività di riscossione. L'ANCI nella sua analisi ritiene gestire direttamente le attività in questione sia la scelta prioritaria da effettuare, però bisogna vedere se il Comune ha le competenze, il personale e la struttura per poter eventualmente effettuare una gestione in proprio. Non tutti i comuni ce l'hanno, anche appunto per questo problema. L'internalizzazione del servizio di riscossione volontaria evidentemente esclude il ricorso a qualsiasi procedura di gara d'appalto, mentre l'esternalizzazione della riscossione spontanea si configura come un insieme di attività di supporto piuttosto che un reale affidamento a terzi della funzione pubblica, perché quello che fanno le società rispetto alla riscossione volontaria è soltanto eventualmente supportare il Comune. E lì si pone un problema con la Corte dei Conti della possibilità eventualmente di agire con remunerazione ad agio. Per l'affidamento della riscossione coattiva sicuramente una delle opzioni possibili è l'affidamento a una delle società private iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446 del 1997 che possono espletare il servizio. Viene costituito un albo presso il Ministero delle Finanze che viene revisionato periodicamente. L'iscrizione avviene attraverso la presentazione di un'apposita istanza da parte dei soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti dal non decreto del Presidente della Repubblica. Sono sicuramente dei requisiti molto stringenti, anche alla luce di quello che è successo, di qualche esperienza che è successa in passato, e che prevedono appunto un'analisi da parte del Ministero per l'iscrizione a quest'albo o delle società che possono espletare il servizio della riscossione in favore dei comuni. Il requisito per l'iscrizione è il legale rappresentante e soci devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e di compatibilità. I requisiti finanziari sono molto alti e dipendono, ad esempio, per quanto sono richieste le seguenti misure: minime di capitale interamente versato, 1 miliardo di lire, evidentemente dobbiamo adesso rapportare agli euro, per l'effettuazione anche di giuntamento delle attività di liquidazione, di accertamento dei tributi, di quelle di riscossione dei tributi, delle altre entrate dei comuni fino a 10.000 abitanti e così via. Ci sono dei requisiti a garanzia per l'iscrizione all'albo, a garanzia dal lato della serietà della ditta e della sua affidabilità, quindi a tutela dell'affidamento del Comune nei confronti di queste società. Il Ministero delle Finanze, con nota 11 giugno del 2001, ha precisato che qualsiasi attività possa essere ricondotta alla liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali deve essere affidata esclusivamente ad uno dei soggetti che sono iscritti all'albo.
Questa è un'annotazione molto importante e soprattutto chi di voi fa il revisore nei comuni a questo deve prestare anche la massima attenzione, nel senso che i comuni sì è vero possono anche servirsi di società non iscritte all'albo, però in quel caso queste società effettuano una mera attività di supporto, quindi tutti gli atti vengono comunque firmati dal responsabile finanziario interno del comune. E su questo la Corte dei Conti ha prestato la massima attenzione dicendo che questa attività di supporto non può essere in percentuale rispetto a quanto questa mosca che è più fastidiosa di Equitalia, di quando ti cercano, se ti cercassero con questa insistenza con quella mosca sicuramente incasseremmo molto di più e riscuoteremmo molto di più. Quindi questa funzione di supporto o non assumendo responsabilità in proprio sicuramente viene vista non in maniera benevola da parte della Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti sostiene che appunto essendo una mera attività di supporto non potrebbe essere pagata in percentuale rispetto all'incassato. Il ragionamento sostanzialmente che fa la Corte dei Conti è quello: se tu espleti la stessa attività per riscuotere 10 e per riscuotere 100 deve avere la stessa remunerazione e non può esserci remunerazione diversa e sproporzionata tra un caso e l'altro o effettuando la stessa attività e non avendo nessuna responsabilità diretta. La Corte dei Conti della Sicilia tra l'altro ha individuato 56 comuni che avevano affidato il servizio di riscossione a società private a volte nemmeno iscritte all'albo, quindi con questa attività di mero supporto, che hanno incassato le somme e tra l'altro l'altra cosa, queste società che effettuano il mero supporto non dovrebbero, non potrebbero sicuramente incassare in proprio, ma dovrebbe incassare direttamente al comune, cosa diversa sono le società iscritte all'albo. Il danno erariale ha superato i 20 milioni di euro. Le perdite più consistenti hanno riguardato i comuni di Termini Imerese, 1,3 milioni di euro, Motta Sant'Anastasia, 3,9 milioni, Trapani, 2 milioni di euro, Naro, 1,5 milioni e Priolo, 1 milione di euro. Il TAR Toscana tra l'altro ha ritenuto che limitare le procedure di gara per la riscossione anche semplicemente delle contravvenzioni statali alle società iscritte all'albo ministeriale non è un requisito eccessivo e quindi è legittimo che il Comune preveda anche la mera riscossione delle contravvenzioni statali, il requisito dell'iscrizione all'albo non è una richiesta esorbitante, è una richiesta anzi illegittima. La Corte di Giustizia Europea tra l'altro ha detto che i requisiti richiesti oggi in Italia per l'iscrizione all'albo, l'ha detto nel 2012, potevano anche essere considerati e sono giusti perché va tutelato l'interesse dell'ente, però nei fatti secondo la Corte di Giustizia Europea in Italia erano addirittura eccessivi e ledevano in qualche modo il principio della libera concorrenza. Dicevo che il problema della gestione in proprio da parte dei comuni e in parte da parte anche di queste società è quello che l'iscrizione tramite a ruolo e quindi la riscossione tramite cartella viene consentita soltanto all'Agente Nazionale della Riscossione o a Riscossione Sicilia. Mentre il comune che riscuote in proprio le società iscritte all'albo possono riscuotere tramite la cosiddetta ingiunzione potenziata che puoi utilizzare anche la dichiarazione extragiudiziale del terzo, il firma amministrativo e l'iscrizione di immobiliare, non possono riscuotere chiaramente tramite cartella di pagamento. L'ingiunzione fiscale è l'atto mediante il quale si dà avvio al procedimento di riscossione, consistente in un ordine emesso dal competente ufficio dell'ente creditore a versare entro il termine di 30 giorni l'importo dovuto. L'ingiunzione è resa esecutiva ed è notificata nelle forme di legge. In quanto atto giudiziario deve essere notificato all'ufficiale giudiziario, ma nel caso in cui sussista un vizio di notifico esso interrompe comunque il termine di prescrizione. La normativa di riferimento è quella che vedete in questa slide e parte appunto dal Regio Decreto del 639 del 2010. L'articolo 2 di questo Regio Decreto dice che il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione la quale consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'ente creditore di pagare sotto pena degli atti esecutivi la somma dovuta. Nei procedimenti di l'ingiunzione fiscale ha valenza di titolo esecutivo in quanto tale, quindi non necessita che venga apposta l'esecutività del provvedimento.
anche se va rilevato che il titolo l'ingiunzione fiscale costituisce titolo esecutivo speciale non di natura giurisdizionale ma di natura amministrativa, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione, che in parte diverge da quello ordinario ma in parte ne richiama fondamentalmente la disciplina. L'ingiunzione fiscale ha una valenza sia di precetto che di titolo esecutivo. Sono presenti nell'ingiunzione tutti gli elementi degli atti di processo, l'ordine o l'intimazione ad adempiere, il termine per adempiere, la minaccia degli atti esecutivi conseguenti al mancato adempimento, la motivazione dell'atto. Esisto poi in seguito al decorrere, allo spirare del termine che è stato assegnato, respinto opposizione al ricorso, l'ente creditore procederà per mezzo di ufficiale giudiziario addetto al tribunale o all'ufficio del giudice di pace al pignoramento dei beni del debitore. L'ingiunzione fiscale può essere sicuramente applicata per tutti i tributi, in particolare per quelli locali, ma non soltanto per i tributi, anche per le entrate patrimoniali dell'ente. Il credito però deve essere un credito certo, liquido ed esigibile, certo e certo quando non è controverso nella sua esistenza, liquido quando è determinato nel suo ammontare, esigibile quando il termine per la riscossione è scaduto e il pagamento non è più sottoposto a condizione o termine. Quindi io emetto l'avviso di accertamento, se l'avviso di accertamento non viene impugnato io ho un credito certo, liquido ed esigibile. Il problema che vi dicevo nella procedura prevista dal Regio Decreto del 1910 è soprattutto questo dell'ufficiale della riscossione, che adesso si sta tentando di superare perché la riforma non prevede più dovrebbe superare le vecchie modalità per ottenere questa sorta di patentino di ufficiale della riscossione, ma il patentino dovrebbe essere previsto a seguito di un corso che ciascun ente potrebbe fare al proprio interno. Forse si passa da un eccesso all'altro. Sì, la procedura è analoga a quella del messo notificatore. A mio giudizio forse si passa da un eccesso all'altro, cioè prima un eccesso di garantismo e una forte burocratizzazione di questo corso che doveva essere indetta dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, eccetera, eccetera. Adesso l'ente, che potrebbe diventare veramente un corso di poche ore, cioè quindi o verrà normato meglio come dovrebbe essere questo corso e come dovrebbe essere anche l'esame finale del corso, oppure l'acquisizione di questo patentino sarà pressoché automatica, cioè l'ente individuerà un soggetto a cui affidare le funzioni di ufficiale della riscossione e sarà molto semplice fargli conseguire il patentino, che verrà comunque rilasciato alla prefettura. L'ufficiale della riscossione ha una specifica attribuzione di natura pubblica, svolge nella procedura privilegiata della riscossione dei tributi le medesime funzioni che nell'ordinario procedimento esecutivo regolato dal codice di procedura civile sono svolte dall'ufficiale giudiziario. Le norme per le funzioni fino adesso sono state dettate dalla legge 56 del 1951, poi modificate dal regolamento di attuazione con la legge 146 del 98, stabilisce che per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione dovevano essere indette con cadenza biennale negli ultimi 10-15 anni. Credo che non sia mai stato fatto più un bando per l'acquisizione del patentino di ufficiale della riscossione. Qua ci sono i requisiti, età non inferiore a 18 anni, diploma di istruzione, eccetera. L'esame doveva consistere in una prova attitudinale e un colloquio interdisciplinare. Il prefetto rilascia il patentino di abilitazione. In effetti, vi dicevo, non essendoci stati più da anni questi concorsi, sono pochissimi i comuni che all'interno della propria dotazione organica possono vantare un soggetto che è abilitato a svolgere le funzioni di ufficiale della riscossione. Adesso si va verso questo concorso molto snello, molto semplice. Probabilmente una scelta intermedia sarebbe stata preferibile, con dei corsi che potevano essere organizzati o da ANCI o dagli ordini professionali o comunque da un soggetto terzo che non il comune, che chiaramente ha tutto l'interesse a fare conseguire a un soggetto questa qualifica di ufficiale della riscossione. Siccome l'ufficiale della riscossione ha una rilevanza notevole all'interno del procedimento della riscossione, è anche a garanzia del cittadino utente e oltre che del comune, che sia un soggetto adeguatamente formato. Tra le altre cose, la norma prevede che le funzioni di riscossione tra i comuni possono anche essere gestite in forma associata, quindi è una di quelle funzioni per le quali i comuni possono scegliere di convenzionarsi insieme
o eventualmente di creare un'unione di comune per effettuare questo tipo di attività. Altro problema che riguarda la riscossione è quello dell'aggio della riscossione. Gli aggi della riscossione dei tributi locali sono sottratti all'Agente Nazionale della Riscossione e sono liberi, quindi non c'è e non viene fissato dal legislatore quant'è l'aggio che io devo riconoscere al soggetto esterno, al privato che effettua il servizio di riscossione. Metto a bando il servizio o vedo qual è l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto anche di quello che è l'aggio che viene richiesto. L'articolo 52 del comma 5 del decreto legislativo 446 del 1997 prevede che l'affidamento però per il cittadino non deve comportare oneri aggiuntivi. Ora, per tanto tempo si è pensato che questa dizione del Consiglio di Stato significasse che il Comune non potesse accollare al cittadino contribuente un aggio superiore rispetto a quello che veniva richiesto dall'agente della riscossione. Il Consiglio di Stato in effetti ha chiarito che il Comune non può accollare al cittadino contribuente una spesa, un costo maggiore rispetto a quello che lo stesso sosterrebbe nel caso in cui il Comune gestisse in proprio il servizio della riscossione. Questo cosa significa concretamente? Secondo alcuni significava che il Comune non potesse riversare sul cittadino nessuna somma. In effetti non è vero, perché se anche il Comune gestisse in proprio il servizio della riscossione, un costo comunque ce l'avrebbe e andrebbe determinato, e quel costo potrebbe essere riversato rispetto al cittadino. Altrimenti io posso riversare quel costo, ma è chiaro che nel momento in cui faccio un affidamento con un aggio superiore rispetto a quello che è il costo che io sosterrei nel caso in cui gestissi in proprio il servizio della riscossione, la restante parte deve essere accollata dal Comune, fermo restando tutte quelle che sono le ipotesi di innovazione che sono anche contenute in questo disegno di legge che dovrebbe approdare presto al Parlamento. La Corte Costituzionale, tra l'altro, si è interessata di recente della valenza dell'aggio di riscossione e ha dichiarato inammissibile il ricorso o la prospettazione che era stata fatta di illegittimità costituzionale dell'aggio della riscossione, non tanto perché è entrata nel merito, quanto perché ha ritenuto che le commissioni tributarie rimettenti non avessero indicato specificatamente quali erano le norme della Costituzione che venivano lese dall'aggio della riscossione. Quindi vi dicevo, l'importante è che l'aggio della riscossione che viene riversata ai cittadini sia soltanto nei limiti del costo che il Comune sosterrebbe nel caso in cui dovesse effettuare questo servizio in proprio. La sentenza nota ormai è quella della 3413 del 12 giugno del 2012, che stabilisce il divieto di aggravio economico non riferito alla concorrente procedura di riscossione mediante ruolo e ai suoi costi, ma alla procedura fiscale gestita direttamente dall'amministrazione. Pertanto l'onere della riscossione tramite ingiunzione fiscale gestita da terzo o società in house deve essere in misura pari o inferiore rispetto all'onere della riscossione gestita direttamente dal Comune. Le eventuali eccedenze devono essere accollate dal Comune col proprio bilancio. In genere le società che gestiscono il servizio della riscossione praticano degli aggi in misura proporzionale, in misura equa rispetto al servizio che viene espletato, anche se bisogna stare attenti perché riportavano organi di stampa che ci sono stati società che hanno applicato aggi assolutamente esorbitanti. Il Comune di Taranto, secondo queste fonti di stampa, aveva aggi vicino al 48%, che capite che sono degli aggi completamente fuori mercato, sia che se li accolli il Comune, sia che li riversi al cittadino contribuente, sono fuori da qualsiasi logica. La Commissione Tributaria di Treviso addirittura si era spinta ad annullare una cartella di pagamento che inseriva un aggio di 8.000 euro, secondo me sbordando rispetto alle proprie competenze, perché se l'aggio viene previsto dalla legge o fa una questione di legittimità costituzionale della norma che prevede l'aggio, oppure la Commissione non può autonomamente, sulla base di un criterio di equità, annullare una cartella perché contiene un aggio eccessivo.
Altra questione, dicevo che c'è una riforma in atto che si sta sviluppando e c'è una questione che interessa la riscossione dei tributi locali, che è fortemente legata alla cosiddetta pace fiscale, al condono, che non si deve chiamare condono, ma che condono in effetti è, perché impone, sembra imporre, fino a quando non avremo il testo definitivo non lo potremmo affermare, ma sembra imporre la cancellazione anche per i crediti del comune di tutte le cartelle di valore inferiore ai 1.000 euro che sono state maturate tra il 2000 e il 2010. Perché dico che questo creerà dei problemi ai comuni? Perché i comuni si verranno costretti a cancellare delle partite. Potrebbe anche essere che siano delle partite già prescritte e per le quali autonomamente ha deciso la cancellazione, ma potrebbe anche essere che queste partite sono attualmente nel bilancio del comune e quindi il comune si troverebbe ad affrontare una perdita, quindi ad accrescere il proprio disavanzo di tutte queste partite che obbligatoriamente per legge devono essere cancellate, perché con un colpo di spugna il legislatore ha deciso che vanno cancellate tutte le cartelle, e il legislatore nella norma parla di cartelle di importo inferiore a 1.000 euro o maturate dal 2000 al 2010, senza specificare se erano le cartelle che provenivano dall'Agenzia delle Entrate. Quindi sembra che questo provvedimento riguardi anche le contravvenzioni al codice della strada, che riguardi anche i tributi locali. Quindi questo provvedimento si teme da parte del mondo delle autonomie locali che abbia un impatto fortemente negativo sui bilanci degli enti. L'annullamento effettuato al 31 dicembre del 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili, per il conseguente discarico e l'eliminazione delle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate. Le somme relative ai debiti inferiori a 1.000 euro versate anteriormente alla data di entrata del decreto, ovviamente, sono definitivamente acquisite, mentre le somme pagate in data successiva sono imputate ad altri debiti scaduti o in scadenza. Un primo problema per gli enti locali, che è stato individuato dall'ANUTEL, che è la società che si occupa dei tributi locali per gli enti locali, e sorge con le disposizioni del comma 3, che disciplina il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere per le partite annullate. La norma prevede espressamente che per le spese sostenute per le procedure esecutive l'Agenzia delle Entrate e Riscossione presenta richiesta di rimborso al Ministero dell'Economia per i carichi erariali dei comuni relativa al periodo 2000-2013. Le spese per le azioni esecutive inerenti le entrate dei comuni annullate opere legis ma sostenute dopo il 2013 sembrano doversi fare ricadere direttamente sui comuni e sono da rimborsare in 20 rate annuale a partire dal 2020. Quindi i comuni, oltre a perdere quelle cartelle che vengono annullate opere legis, devono anche sostenere il costo o per le attività esecutive che sono state espletate dopo il 2013 e devono rimborsare queste norme, perché sembra, tranne che ovviamente che questa norma non venga cambiata dal Parlamento, però in sede di conversione, attualmente sembra che queste somme debbano ricadere sui bilanci del comune. Tra l'altro la stessa norma parla di comuni e non parla di unione di comuni. Probabilmente si è trattato di una svista del legislatore che verrà corretta in sede di conversione, però anche questo crea un problema, perché nel momento in cui non dovesse parlarsi anche dell'unione dei comuni, significa che l'unione dei comuni saranno costrette a rimborsare tutte le spese sostenute per l'attività esecutiva dell'agente della riscossione non dal 2013 in avanti, ma per tutto il periodo, perché se si parla di comuni chiaramente non può essere ampliato questa previsione non può essere autonomamente e direttamente riferita anche all'Unione dei Comuni. Necessita evidentemente che il legislatore, nel momento in cui parli di comuni, parli anche di unioni.
Unione, che in Sicilia sicuramente non hanno non sono attecchite per più problemi e che magari hanno svolto in pochissimi casi l'attività della riscossione, ma nel resto d'Italia l'attività di riscossione è stata gestita in molti casi in forma associata proprio dalle unioni di comuni, quindi questo creerebbe un ulteriore danno al mondo delle autonomie locali. Se queste somme, se questi crediti non sono più conservati a bilancio e sono stati stralciati, chiaramente non c'è nessuna conseguenza di natura contabile. Se invece le partite annullate dal decreto 219 del 2018 sono ancora iscritte come partite da incassare, quindi non sono state stralciate al bilancio, lo stralcio del credito dovrebbe essere contestuale a una riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. In questo caso è evidenziato che è facoltà dell'ente locale accantonare una quota di fondo o di crediti di dubbia esigibilità inferiore al 100%, e quindi se la somma accantonata è inferiore il Comune avrebbe una perdita rispetto a questo annullamento, a questa cancellazione ope legis delle cartelle che hanno riguardato di importo inferiore a 1.000 euro maturate dal 2000 al 2010. Quindi i crediti inferiori a 1.000 euro mantenuti in bilancio oggetto di annullamento comporteranno un adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari alla quota non coperta dal fondo accantonato. In pratica i vari enti locali dovranno quantificare in che misura le partite affidate dal concessionario sono ancora iscritte in bilancio, sperate chiaramente che non lo siano più, stralciare i crediti annullati con contestuale riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, verificare se il fondo crediti di dubbia esigibilità raggiunge i livelli minimi di legge, incrementare il fondo o se nel caso in cui sia inferiore al 100%. Il comportamento che Anutel ma anche ANCI auspicano evidentemente è quello che lo Stato, nel momento in cui approva una normativa di questo tipo, preveda un trasferimento compensativo nei confronti dei comuni, cosa che in passato in situazioni analoghe è spesso successa. Quando in sede di prima applicazione, ad esempio, lo Stato ha deciso di riscuotere in proprio l'IMU sulle categorie D per i primi anni, ha effettuato un versamento compensativo e quindi ha dato ai comuni delle somme per pareggiare la perdita che avevano. In questo momento però il progetto di legge, il decreto legge che è stato approvato, non prevede trasferimenti compensativi nei confronti dei comuni. Diceva all'inizio che tra l'altro in questo momento esiste un progetto, si sta lavorando a un progetto di riforma della riscossione dei tributi locali, urgenza che è assolutamente condivisa da tutti i soggetti, sia dai comuni ma anche dall'Agente Nazionale della Riscossione che dagli operatori e privati che operano nel settore. La procedura della riscossione, abbiamo visto, sono assolutamente vecchie, risalgono addirittura al 1910 per gran parte, anche se poi adeguate, si parla addirittura di vendita col metodo della candela vergine, quindi delle procedure si parla ancora oggi in commissione tributaria. Purtroppo ogni tanto arriva qualche ricorso in cui qualcuno obietta il fatto che non ci sia il visto del pretore. Ora il pretore, forse in qualche film di Alberto Sordi ce lo ricordiamo, ma credo che sia da diversi anni che non esiste più la figura del pretore, e su questo passaggio, su questo escamotaggio, qualcuno imposta addirittura del ricorso in commissione tributaria dicendo l'ingiunzione fiscale è legittima perché non vistata dal pretore. Chiaro che il regio decreto del 1910 va adeguato a tutte le innovazioni che sono succedute, però è pure chiaro che presenta delle anomalie perché pronto è datato più di un secolo fa. Il tavolo di confronto è stato attivato presso il Dipartimento delle Finanze del MEF e hanno partecipato ANCE e IFEL è l'Istituto per la Finanza degli Enti Locali, un ente strumentale di ANCI, diverse altre amministrazioni, il Ministero dell'Interno, l'AGIT, cioè l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia per l'Informatizzazione, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, la stessa ANCAP, che abbiamo visto essere l'associazione che racchiude le società iscritte all'albo ministeriale, che hanno prodotto un disegno di legge di riforma della riscossione dei tributi locali. Questo disegno di legge, all'articolo 3 ad esempio, disposizioni in materia di ingiunzione fiscale, prevede che l'ingiunzione per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti e titoli esecutivi idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari,
Quindi, superando qualsiasi visto del pretore, l'ente soggetto di cui all'articolo 52,5 del decreto legislativo 446/1997, affidatario anche di giuntamenti dell'accertamento della riscossione dei tributi e di tutte le entrate, possono avvalersi ed essere rappresentati avanti le commissioni tributarie da propri dipendenti delegati. Anche questo era un problema fino adesso: chi dovesse rappresentare queste società, se dovesse intervenire il comune, se potessero agire direttamente queste società, oltretutto il problema che si sta creando con l'agente della riscossione, se possa ancora affidarsi all'esterno, avere dei difensori esterni. Per il patrocinio innanzi alle commissioni tributarie, dice, questa proposta di riforma vale comunque sempre l'articolo 11,3 del decreto legislativo 31 dicembre 92 numero 546, cioè l'ente locale nei confronti del quale è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributo, ovvero per gli enti privi di figura dirigenziale anche mediante il titolare della posizione organizzativa. L'articolo 4, che è quello che aggiorna alcune misure, prevede la possibilità della notifica a mezzo di posta elettronica certificata, cosa che già avviene per l'agente della riscossione nazionale, per riscossione Sicilia, è semplicemente un mero adeguamento delle norme, per cui ormai la notifica a mezzo PEC viene sostanzialmente ammessa per tutto. Siamo in un momento in cui si sta andando sempre più verso il processo telematico, quindi è un mero adeguamento alle novità in materia informatica. Il dirigente, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario del servizio, quindi eventualmente anche coloro che gestiscono il servizio di riscossione da privati, nominano uno o più funzionari responsabili delle riscossioni, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quella attribuita al segretario comunale. Al segretario comunale veniva attribuita la competenza a fare questa sorta di asta per la vendita dei beni col metodo della candela vergine. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati, e il passaggio che avevo anticipato prima e che è molto importante, che questi funzionari responsabili della riscossione, scusate, arriva un brusio che non riesco. Dicevo, i funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente, mentre adesso era prevista questo concorso bandito dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, eccetera, eccetera. Adesso sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi, tra le persone in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore e che hanno superato un esame di idoneità previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzata a cura dell'ente. Ad oggi sembra che sia veramente non si dice quante ore deve durare questo corso, potrebbe essere detto anche in un provvedimento successivo, però sembra un corso che si tenga, che ciascun ente organizzi al proprio interno e che porterà al rilascio di questo patentino. Quindi, così come giustamente si diceva prima, per i messi comunali, basta fare un corso all'interno dell'ente, fare un esame finale e consentire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione. Il mantenimento dell'idoneità, una volta che si è ottenuto, è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dagli enti. Quindi sono gli enti che da un lato organizzano il corso per l'abilitazione alle funzioni ufficiali della riscossione e che poi periodicamente devono aggiornare questi ufficiali della riscossione alle novità eventualmente subentrate. Ripeto, ad oggi non si sa né la durata del corso né chi dovrebbero essere i docenti di un corso del genere. Sarebbe forse stato preferibile, o lo faranno con provvedimento successivo, definire meglio chi è abilitato a fare il corso, quant'è la durata del corso, chi dovrà fare gli esami, e potrebbe essere anche una commissione diversa rispetto a quella all'organizzazione, a chi organizza il corso. La nomina del funzionario della riscossione può essere revocata in ogni momento con provvedimento motivato. Il funzionario responsabile della riscossione, con questa riforma che dovrebbe avvenire a breve, è autorizzato all'esercizio della funzione da parte del prefetto della provincia, però il prefetto sembra che abbia una mera funzione di rilascio di questo patentino, che non intervenga nel corso di formazione. Nel prefetto, chiaramente nella prefettura
in quanto organismo dello Stato, il prefetto appone il visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano condizioni ostative e può revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione. Il funzionario responsabile della riscossione dovrà annotare in ordine cronologico tutti gli atti, i processi verbali. Ripeto, questo è il progetto di riforma. Attualmente queste previsioni non esistono, dovrebbero entrare in vigore dopo l'approvazione da parte del Parlamento, ammesso che avvenga, numerandoli progressivamente in apposito registro da tenersi con le forme e con le modalità stabilite nel decreto ministeriale nelle more dell'emanazione di un apposito decreto da parte del MEF. L'articolo 44 che viene richiamato o riguarda come si tiene questo registro cronologico e bollettario, il registro prima di essere messo in uso è numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via generale per ciascun ambito con decreto del Ministero delle Finanze da notificare al concessionario, eccetera, eccetera. Non si procede all'emissione di ingiunzione di pagamento per somma inferiore a un limite minimo stabilito dal legislatore. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità ed entrate di diversa natura. Questo limite che sarà fissato rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successiva ingiunzione di pagamento. Cioè, se io ho un debito minimo nei confronti dell'ente, l'ente non potrà emettermi subito ingiunzione di pagamento, però non perde quel credito. Quel credito si andrà a accumulare all'annualità in un momento successivo e quando supererà questo limite che verrà fissato dal legislatore, allora in quel caso l'ente potrà attivare le procedure di ingiunzione fiscale. Se l'espropriazione non è iniziata entro 2 anni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dall'ingiunzione entro 5 giorni, l'avviso perde poi efficacia entro 1 anno, quindi eventualmente dovrà essere nuovamente riproposto. La norma prevede, e lì lasciatemi dire, qualche dubbio di legittimità ce l'ho, la norma prevede anche il numero di rate con cui potrebbe essere ripartito il pagamento di questo debito. Dico ho qualche dubbio perché è stato ormai garantito il potere regolamentare dei comuni, quindi che sia una legge dello Stato a stabilire anche nel dettaglio il numero di rate che i comuni devono attuare per l'incassare questo credito, mi sembra che leda un po' l'autonomia regolamentare che viene costituzionalmente garantita agli enti. Fatto sta che questa proposta di legge, a cui ha partecipato anche ANCI, quindi anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, prevede nel dettaglio come debbano essere ripartite eventualmente le rate. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, l'ente titolare o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dei benefici della rateizzazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione. Nel caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive, e questo sarebbe opportuno che venga specificato, nel corso del periodo di rateizzazione il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato, cioè quello che avviene anche per altri, ad esempio per i condoni, cioè viene stabilito che cosa succede nel caso in cui poi la rateizzazione non venga rispettata. In questo caso questo DDL prevede che non al non mancato pagamento della prima rata, ma quando maturano, non sono pagate 2 rate, allora si decade dalla rateizzazione e io vado a incassare in un'unica soluzione tutto il dovuto, comunque ad attuare le procedure esecutive per incassare tutto il dovuto. Su tutte le somme di qualsiasi natura, escluse le sanzioni, gli interessi e le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicheranno a decorso di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fino alla data del pagamento gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre 2 punti percentuali. La legge poi stabilisce anche come verrebbero pagate i costi di elaborazione, spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi. Cioè praticamente questo DDL entra molto nel dettaglio e tende finalmente a fare una riforma di tipo sistemico
al sistema dell'incasso o dei tributi locali. Incasso che è stato per tanto tempo sottovalutato, perché i comuni hanno percentuali di riscossione con l'agente della riscossione sia nazionale che regionale è abbastanza basso. Uno dei rilievi che spesso chi esercita la funzione di revisore dei conti nei comuni lo sa benissimo, uno dei rilievi che quasi sempre la Corte dei Conti fa nell'analizzare i rendiconti dei comuni sono le basse percentuali di riscossione. Basse percentuali di riscossione che divengono solo in parte dai comuni, perché se il comune ha formato il ruolo e lo ha trasmesso all'agente della riscossione ha poche possibilità di intervenire. Certo, e questo è importante che i comuni lo facciano, che facciano dei solleciti, che si attivino, che facciano pressione rispetto all'agente della riscossione sia nazionale che regionale, per riscuotere il più possibile, per dimostrare al magistrato contabile di avere posto in essere tutto quello che è nelle proprie possibilità per riscuotere, però fatto questo ha sempre bassissime possibilità di incidere. D'altro canto tutta la legislazione che c'è stata negli ultimi anni è sempre stata una legislazione di assoluto favore nei confronti dell'agente della riscossione, perché quando tutte le varie dichiarazioni fino all'ultimo questa mosca non molla, tutte le dichiarazioni che l'agente della riscossione avrebbe dovuto fare sono sempre state prorogate nel tempo o ritardate, quindi e questo sicuramente ha nuociuto ai bilanci del comune. Questa riforma introduce elementi sicuramente importanti. Questa modifica delle modalità di abilitazione dell'ufficiale della riscossione, e quindi non più un soggetto alieno, un soggetto che esiste soltanto nella fantasia, perché veramente oggi i comuni che hanno questa figura sono veramente pochi, ma un soggetto che è facile, forse in questo caso troppo, formare. Quindi il comune potrebbe avere, il comune ma anche le società che gestiscono dall'esterno, come la società iscritta all'albo che gestiscono il servizio di riscossione coattiva per gli enti locali, potrebbero avere questa figura e servirsene adeguatamente. L'articolo 6 è finalizzato poi alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, quindi vorranno modificare con successivi provvedimenti anche le modalità di iscrizione all'albo, i requisiti richiesti. Poi viene previsto che con uno o più decreti successivi del Ministero delle Finanze vengano indicati vengono date le linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere, nonché le condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione. E anche questa è una norma quanto mai opportuna, perché se tu Corte dei Conti mi chiami in causa per la responsabilità nella riscossione, tu legislatore mi devi dare qualche arma che io possa attivare, perché se la mia unica arma è fare la lettera a Riscossione Sicilia e scrivere guarda che hai percentuali di riscossione troppo basse, ti sollecito a aumentarle, Riscossione Sicilia risponde dicendo io ho fatto tutto quello che è nelle mie possibilità e il comune sostanzialmente ha armi spuntate contro queste percentuali di riscossione così basse, ma eventualmente anche rispetto a società private iscritte all'albo, è giusto che la legge dia ai comuni la possibilità di rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e soprattutto di controllare se il soggetto incaricato della riscossione abbia effettivamente posto in essere tutti gli strumenti a sua disposizione. Poi l'indicazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento e concessione, questo in questo momento è un leitmotiv del legislatore, cioè si punta moltissimo alla trasparenza, quindi alla pubblicazione di tutto quello che attiene alla giudicazione del servizio nei confronti delle società private. Poi ci sono altre norme che non sono contenute nel disegno di legge che è uscito dal tavolo tecnico che ha visto coinvolti ANCI, Agenzia delle Entrate e Riscossioni, Ministero degli Interni e tutti gli altri soggetti che abbiamo visto.
Tra questi c'è che ai fini del controllo, accertamento e riscossione anche coattiva, l'ente locale creditore, la società capitale interamente pubblica e locale e i soggetti da questi incaricati sono autorizzati ad accedere gratuitamente anche in via telematica a tutti i dati relativi rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione, di estrarne anche in forma massiva copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali obbligati, cioè sia al comune che alle società iscritte all'albo ministeriale viene concessa la facoltà di accedere a queste banche dati indispensabile per poi effettuare effettivamente la riscossione e per attivare tutti gli strumenti di riscossione e gli strumenti esecutivi. Altra misura che è stata ritenuta urgente ma che ad oggi non fa parte del DDL che è stato approvato da questo tavolo tecnico è la definizione dei criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate oggetto di concessione a fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità. Ad oggi le procedure di gara sono quelle previste dal decreto legislativo 50 del 2016, quindi normale procedura per qualsiasi affidamento di servizio. In questo tavolo tecnico da parte di ANCE è emersa la necessità che eventualmente vengano previste delle misure più specifiche per quanto riguarda l'affidamento di un servizio sicuramente particolare come quello della riscossione coattiva. Viene sempre poi stabilito che è necessario inserire norme cogenti di orientamento anche per l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a fine di assicurare un servizio più efficiente da parte della riscossione nazionale. Cioè, il legislatore vuole che l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni non operi soltanto in base a quelli che sono gli importi da riscuotere. Perché i comuni hanno queste percentuali così basse? Perché nell'interesse dell'agente della riscossione chiaramente punta alle somme maggiori, a quelle più facilmente aggredibili e tralascia i tributi, quelle partite di importo inferiore. Spesso i tributi locali sono o di importo o sicuramente basso, tranne poche eccezioni, però c'è una miriade di ruoli da riscuotere, però ciascuno di questi ruoli ha un importo sicuramente basso. In questo auspicio che è stato inserito tra le proposte che non sono state recepite però nel DDL è proprio quello che il criterio che venga posto a carico dell'Agenzia delle Entrate e delle norme cogenti che gli impongano di porre in essere tutti gli adempimenti necessari anche per riscuotere le somme di importo limitato così come possono essere tutti i tributi locali. Viene ribadito ancora che soltanto una riforma di sistema può riassegnare al soggetto nazionale della riscossione il ruolo centrale, perché altrimenti la riscossione dei tributi locali ne soffre e con essa ne soffrono i comuni che sono sempre più in situazioni di difficoltà economica e di difficoltà dal punto di vista della liquidità. Un primo importante segnale di attenzione deve essere quindi adeguato o accompagnato al fine di rendere operativa del nuovo soggetto coerente con le effettive esigenze espresse dagli enti sociali. E quindi ci deve essere sicuramente un cambio di passo rispetto a tutto quello che è successo fino adesso. In particolare va tenuto conto proprio di questa peculiarità della riscossione locale, che non è formata da grandi importi ma è formata da una miriade di piccoli accertamenti, di piccoli crediti che l'ente ha nei confronti di una serie svariata di cittadini che però l'ente non può pagare il fatto che per sua natura i tributi locali sono molti e di piccola entità. E con questo vi ringrazio dell'attenzione. Non abbiamo finito. E poi, caro dottore Catania, nessuno si è addormentato. Il pranzo è stato ottimo e devo dire colpa del sindaco che ci ha fatto mangiare molto bene e lo ringraziamo, dico però proprio così distrutti non, o perlomeno non ci ha distrutti né il pranzo né la colazione né la tua relazione. Ora passiamo ad altro esperto in materia che è il collega rappresentante
del nostro sponsor della giornata. Noi oggi abbiamo due sponsor, uno è stato l'Unione dei Comuni, in questo momento rappresenta, mi auguro di poterlo vedere in serata, rappresentata dal suo presidente che è anche sindaco di Mandanici, e poi dalla Seriel che in questo caso ci ha affidati un relatore di assoluto livello qual è il dottore Giuseppe Giordano. Dottore Giuseppe Giordano affronterà dei temi, come dire, scenderà in profondità sotto gli aspetti tecnici, informatici, e quindi si occuperà molto del software, e non soltanto per poter sponsorizzare il suo software, ma uno dei problemi che abbiamo, io ci sono passato all'interno delle macchine, e quindi per un ignorante grasso come me, insomma, era un po' difficile poter dialogare con i PC e con i software. Devo dire che questa società, che non solo è di altissimo livello, ma fa parte di un consorzio di società che di primaria e di assoluta importanza nel nostro paese, non soltanto. Il dottore Giordano cura tutto questo aspetto, che ripeto, questa società non si occupa solo di questo, fa anche questo, ma vive in un contesto di più ampia portata. E gli argomenti che tratterà sono degli argomenti di assoluta novità, attualità soprattutto. In questi giorni ci stiamo confrontando su tutte le pagine, dei giornali, anche là il Sole 24 Ore per la parte Spetto Risponde, con la rivista che hanno enti locali, sta sostanzialmente favorendo, almeno così si dichiara, la possibilità di ritornare all'antico, a quando noi eravamo giovanotti e ci siamo opposti per le prime volte alle cosiddette ingiunzioni. Io comincio ad essere fautore, ma non me ne voglia la mia amica della Ines, che rappresenta qui oggi la SERT, il SERT Sicilia, però devo dire che questo sistema è diventato pesante, perché ad ogni passaggio esiste questo gravame dell'aggio, esiste l'amore, gli interessi sullo stesso aggio, non possiamo rottamare se non paghiamo anche l'aggio, eccetera eccetera. Quindi abbiamo creato negli anni, con l'introduzione di norme ad hoc, un sistema che tutto sommato alla fine ci ha fatto costare miliardi, giusto, che ovviamente abbiamo sostenuto un sistema che magari se ne poteva fare a meno. Sono aumentati i costi per tutti e sono aumentati i costi per i cittadini. Basta pensare al buco, al grande buco, al grosso buco che ha la Seret in Sicilia. Si parla di oltre 100 milioni che dovrebbero uscire dalle tasche di noi contribuenti, o perlomeno del bilancio regionale. Un tempo, per chi è anziano come me, si ricorderà cosa il sistema delle ingiunzioni, quando si faceva ricorso all'intendenza di finanze, c'era il buon Cucinotta, che era, come dire, un arbitro imparziale, che quantomeno difendeva e gli interessi dei contribuenti e gli interessi dello Stato. Ovviamente non c'era un pullulare, una presenza di imposte, di tasse come lo è adesso. Basta solo pensare alla fiscalità dei comuni, non so quante reputi. Quante entrate tributarie e extratributarie siamo riusciti a collocare sul mercato, proprio per dare sostegno, visto che mamma Stato non riesce più ad elargire le risorse di un tempo. Adesso ci affidiamo alla relazione e ovviamente al commento anche tecnico del software del dottore Giuseppe Giordano. Nel mentre io saluto il mio amico Pino Cardile, che se ne deve andare. Ovviamente, se qualcuno ricorderà, i guai da Messina iniziano dalla gestione dell'avvocato Cardile quando era assessore alle finanze e al tributo del Comune di Messina. Un merito ce l'ha quest'uomo, va bene? Grazie. Buonasera. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Capisco che l'ora è tarda e gli argomenti sono anche forse un po' noiosi alla fine. Allora, la riscossione coattiva pubblica. La riscossione coattiva dalle entrate gode di una disciplina privilegiata rispetto al recupero del credito del diritto privato. Qual è l'obiettivo della riscossione? Una riscossione rapida ed economica, sia per l'ente ma sia anche per il cittadino. Di somme che sono destinate a finanziare poi cosa? I bisogni collettivi, che spesso sono caratterizzate da partite numericamente elevate e di importo molto modesto.
è importante anche definire il concetto di solvibilità del credito e valutandone il grado di esigibilità. Per questa ragione di sistema, quando si affronta il tema della riscossione coattiva pubblica, bisogna partire dalle norme dedicate. Chi sono i pilastri del sistema? I pilastri del sistema sono i soggetti agenti, ossia chi va materialmente a fare la riscossione coattiva, le tipologie d'entrata e lo strumento di riscossione. La norma cardine sulla riscossione è il decreto legge 248/2007 all'articolo 36, non si può ingrandire, al comma 2. La riscossione coattiva dei tributi, recita la norma, e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con A, la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 639. Vado veloce così. Perfetto. Stiamo dicendo, la procedura si può utilizzare, la procedura dell'ingiunzione, come diceva pure il dottore che mi ha preceduto, regio decreto del 639 del 1910, oppure attraverso la procedura del ruolo di cui al DPR 602-73. Sulla base dell'ingiunzione prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910-1910-639 costituisce titolo esecutivo nonché dalla disposizione del titolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica. Chi sono i soggetti che possono effettuare l'attività di riscossione coattiva? Allora, l'attività di riscossione la puoi fare il Comune in proprio o attraverso le forme associate previste dall'articolo del 142, sono l'Unione dei Comuni, il Consorzio dei Comuni e quant'altro. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento, la riscossione dei tributi e tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, che è la legge sugli appalti. A chi può essere affidato? Ai soggetti iscritti all'albo, di cui l'articolo 53,1, e la legge dice a operatori di Stati membri dell'Unione Europea. Però fino ad oggi non c'è stata mai nessuna partecipazione di società straniere. L'ingiunzione fiscale. Il decreto legge 248 del 2007 stabilisce che la riscossione dei tributi e di tutte le entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione. Mentre la cartella di pagamento è uguale per tutti i comuni, non c'è un modello di ingiunzione definita da un decreto, quindi lo andiamo a costruire di volta in volta negli enti locali dove andiamo a lavorare. Molto importanti sono i titoli propedeutici alla riscossione. Il procedimento che porta alla riscossione coattiva è fondamentale per la legittimità della cartella o dell'ingiunzione. Quali sono gli atti da compiere ai fini della riscossione coattiva? Questo varia in base alla tipologia d'entrata e alla tipologia di atto propedeutico. Le entrate tributarie e patrimoniali. Il bilancio del comune, come sappiamo, si alimenta con due tipologie d'entrate, con una classificazione che possiamo riassumere nella canonica in entrate tributarie ed entrate patrimoniali. Entrambi sono obbligazioni che fanno sorgere un vincolo giuridico a cui il debitore non può sottrarsi, ma con una differenza importante. Le entrate tributarie sono la caratteristica dell'obbligazione tributaria, che l'imposizione è fissata dalla legge, senza che ci sia un intervento della volontà dell'obbligato. Infatti il nucleo essenziale del tributo è il cosiddetto presupposto, ossia l'accadimento che fa sorgere il debito del contribuente accanto agli altri due elementi dati dal soggetto passivo e dall'aliquota o dalla tariffa. Quali sono queste entrate tributarie? Abbiamo detto l'IMU, la TARI, la TASI, l'ICP, la TOSAP, l'imposto di soggiorno. Le entrate tributarie, ciò che fa il titolo esecutivo nell'accertamento nell'entrata tributaria è l'accertamento del tributo, la pretesa che rende definitiva questa pretesa. L'avviso bonario non è un atto tipico, ma ne assume la veste sostanziale di accertamento e potrebbe essere riconosciuto come tale, ma non ha titolo esecutivo. Vanno distinti gli atti
Quanti atti abbiamo? Allora, abbiamo l'avviso di pagamento, che è l'avviso ordinario che noi mandiamo, poi abbiamo il sollecito, che va fatto sempre con raccomandata avviso di ricevimento, e l'accertamento. E solo questo è l'atto tipico che rende definitiva la pretesa, titolo esecutivo non precettivo. L'eccezione va fatta per le entrate liquidate dall'ente come TARSU, TARES e TARE, ove si rileva la dichiarazione. L'atto di accertamento o di liquidazione rappresentano il titolo esecutivo. Quali sono le regole che normano l'accertamento tributario? Sono la legge 296/2006, articolo 1, i commi dal 161 al 170. Li abbiamo elencati tutti, però sostanzialmente quelli importanti sono due, il 161 e il 163. Il 161 stabilisce che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati appena decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quella in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'articolo 163 stabilisce che nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente appena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo. Cosa significa? Che noi adesso stiamo accertando, per esempio, stiamo mandando l'ingiunzione sugli accertamenti dell'ICI del 2010 spediti il 2015, perché dopo 3 anni vanno in prescrizione. Per la procedura della TARS, dicevamo, TARS, TIO, TARES e TARI, abbiamo due modalità, o con l'avviso di pagamento che sarebbe quello ordinario. Allora, quando non riceviamo l'avviso di pagamento dobbiamo provvedere con l'invio di un sollecito con avvertimento sanzionatorio. Questo va mandato con avviso di ricevimento, perché altrimenti non ha nessuna funzione. E solo dopo possiamo inviare un'ingiunzione con la sanzione. In questo caso all'ingiunzione si può ricorrere anche nel merito. Anche qua la notifica deve avvenire entro il quinquennio. Sotto ci sono le fonti normative. Accanto invece con la procedura TARS-TIA con l'accertamento, ossia quando io vado ad accertare un soggetto che per esempio aveva 100 metri quadrati dichiarati a ruolo, gliene accerto 200, mando l'avviso d'accertamento, l'avviso d'accertamento con minaccia di sanzione è l'atto tipico con cui ricorrere nel medico. A seguito di questo accertamento posso mandare direttamente l'ingiunzione senza alcun sollecito. E il ricorso può essere effettuato solo per motivi di procedura e visita della cartella, non altro. E anche qua la decadenza è al 31 dicembre del terzo anno. Poi abbiamo le entrate patrimoniali. Le entrate patrimoniali si dividono in entrate patrimoniali di diritto pubblico e entrate patrimoniali di diritto privato. L'entrata patrimoniale non è un prelievo coattivo di ricchezza, perché non è fonte forte dell'obbligazione tributaria, ma presenta degli elementi di volontarietà che devono essere manifestati dal privato. Nel senso che io devo, per avere l'acqua devo fare la domanda al comune per poterla avere, o per avere la mensa o il trasporto scolastico e quant'altro. Sono entrate patrimoniali di diritto pubblico le sanzioni amministrative, i retti degli asili, il servizio cimiteriale, il trasporto scolastico, mensa, tariffe, palestre, COSAP. No, è rimasto dietro allora. Di diritto privato, affitti comunali, servizio idrico integrato, altre somme che abbiano fonti in obbligazioni civilistiche tra enti e soggetti privati. Le entrate patrimoniali di diritto pubblico, quali sono? Dicevamo, sono le rette degli asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe, palestre, impianti sportivi, sale comunali e colonie. Quando la legge non prevede un titolo tipico, bisogna rendere certa, liquida ed esigibile la pretesa mediante un apposito atto. La richiesta di adempimento. Anche questa va inviata con raccomandata avviso di ricevimento. La richiesta di adempimento mediante pagamento delle somme non versate per il servizio usufruito, come da o iscrizione o richiesta di domanda o di adesione al servizio, o il momento e il luogo dell'erogazione del servizio, se noi parliamo di mensa. E quindi dobbiamo liquidare la pretesa, la data di scadenza del pagamento e le conseguenze che ci saranno in caso di mancato pagamento. Tra le entrate patrimoniali che ci saranno pure la TARIP, che prende il posto della TARSU.
che diventa da entrata tributaria da entrata patrimoniale, che la tariffa rifiuti puntuale, ossia noi fino adesso la TARSU non l'abbiamo pagata sui metri quadri della casa, con la TARIP dovremmo pagarla sull'effettivo, sul peso messo sul cassonetto. Ovviamente sarà una cosa non applicabile da noi, va bene per i paesi nordici forse questi. Tra le entrate patrimoniali ci sono anche le sanzioni amministrative. Per le violazioni al codice della strada costituisce titolo esecutivo invece il verbale di accertamento, perché lo prevede espressamente la legge, l'articolo 203 del codice della strada, il comma 3, infatti recita che qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale in deroga alla disposizione di quell'articolo 17 eccetera eccetera costituisce titolo esecutivo. Per le altre sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza e ingiunzione fondata sul verbale di accertamento. Anche sul codice della strada l'articolo 209 stabilisce la prescrizione. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolato dall'articolo, e anche qua comunque stiamo parlando dei 5 anni di prescrizione. Le entrate patrimoniali di diritto privato, abbiamo gli affitti comunali, il servizio idrico integrato e altre somme che abbiano fonti in obbligazioni civilistiche o tra enti e soggetti privati. Per quanto riguarda la concerne la riscossione delle entrate patrimoniali di diritto privato, la mancanza della possibilità di procurarsi un titolo esecutivo, è importante notificare un atto propedeutico idoneo a liquidare la pretesa. Abbiamo sentito da stamattina fino a stasera, quando parliamo di certo, liquido e esigibile. Un credito deve essere certo, liquido ed esigibile, altrimenti è inutile mandare comunicazioni. In questo caso, non essendoci la potestà impositiva, sarà necessario avere un titolo avente efficacia esecutiva. Il principio vale sia per la formazione poi del ruolo e sia per l'ingiunzione. Tuttavia, se non si ha il titolo esecutivo, l'importante è avere gli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità, come dicevo, del credito da presentare in caso di ricorso. Il DLGS 150/2011. Questo DLGS si pone l'obiettivo di censire tutte le norme speciali che individuano i procedimenti giurisdizionali che operano richiamo alla norma del codice di procedura civile e di condurre a uno dei tre modelli processuali individuati per la prima volta dalla stessa delega di cui si compone il medesimo codice di diritto, e abbiamo il processo del lavoro, il procedimento sommario di cognizione e il processo ordinario di cognizione. L'articolo 32 del decreto legislativo 2 settembre 2011, numero 150, ha stabilito che le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, qui l'articolo che dicevamo prima 910 e 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. L'atto di ingiunzione, come costruire il titolo? Allora, la premessa all'atto sulla titolarità dell'azione di riscossione, quale amministrazione o società concessionaria agisce e perché? Quindi la prima cosa che deve essere scritta in un'ingiunzione è l'indicazione del soggetto che assume l'esercizio delle funzioni con atto di nomina, può essere il comune o può essere una società concessionaria di riscossione. L'identificazione del debitore, il richiamo al precedente atto di accertamento, quindi dobbiamo fare riferimento a che cosa? All'atto precedente, se è un avviso di accertamento dobbiamo riportare esattamente l'imposta dovuta, la sanzione, gli interessi, le spese di notifica e quant'altro. L'ordine di pagamento entro 60 giorni sotto pena di atti esecutivi, e questa è, diciamo, è la forza precettiva dell'ingiunzione. L'indicazione del funzionario responsabile del procedimento e dell'ufficio per cui è possibile ottenere informazioni. L'indicazione dell'autorità competente per il riesame in sede di autotutela. Questo, se parliamo ad esempio di accertamenti che sono diventati definitivi, non ha senso oggettivamente l'autotutela, perché se uno doveva discutere qualcosa andava quando gli era stata notificata l'avviso di accertamento e non l'ingiunzione. Va messo anche
l'indicazione dell'autorità giurisdizionale presso cui è possibile impugnare, se giudice di pace, commissione tributaria e quant'altro, e la sottoscrizione del funzionario responsabile dell'entrata. Poi abbiamo le varie, l'ingiunzione per l'ICI, IMU, TASI, ICP, abbiamo sempre... Ma va, non è in linea. Allora, nell'ingiunzione sulla TIA, TARES, TARIF parte sempre dalla matrice tributaria, richiama sempre il precedente atto di accertamento e se non è proceduta da un atto di accertamento deve contenere la determinazione della pretesa iniziale. Il ricorso è in commissione tributaria entro 60 giorni. C'è l'istituto del reclamo, quindi la mediazione fino a 50.000 euro di valore. L'ingiunzione che scaturisce dalla TARIP parte sempre dalla matrice patrimoniale di diritto pubblico più l'IVA, richiama l'atto propedeutico, la fattura e la richiesta di adempimento. L'opposizione in questo caso è il giudice ordinario e questo interrompe la prescrizione. L'ingiunzione per idrico e affitti comunali parte sempre dalla matrice patrimoniale di diritto privato, richiama l'atto propedeutico che è il sollecito di pagamento che noi abbiamo mandato e necessita di una motivazione analitica in quanto l'ente si pone alla pari del debitore senza potestà superiori. L'opposizione anche qua è al giudice ordinario, in questo caso giudice di pace, e interrompe la prescrizione. La notifica dell'ingiunzione. Allora, chi notifica l'ingiunzione? L'ingiunzione la può notificare l'ufficiale o giudiziario. Il funzionario responsabile per la riscossione per analogia all'articolo 26 del DPR 602 del 73. La legge 890-82 che è Posta Italiana sostanzialmente, la classica raccomandata. Il messo notificatore comunale o delle società di riscossione. Con la finanziaria del 2007 ci è stato consentito a noi concessionari ma anche ai comuni a fare dei corsi abilitanti ai messi notificatori, a soggetti da utilizzare poi come messi notificatori. Poi la raccomandata. Poi abbiamo le poste private. Allora, sulle poste private ancora non c'è stata una vera liberalizzazione, quindi spesso abbiamo avuto ricorsi in commissione tributaria e siamo stati sempre soccombenti. E poi abbiamo la PEC. Ho fatto una slide a parte. Allora, con il decreto 217 del 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2018, è entrato in vigore il 27, vengono introdotte importanti modifiche al codice dell'amministrazione digitale. L'intervento di valorizzazione del domicilio fiscale passa attraverso il coinvolgimento della pubblica amministrazione destinataria della disposizione contenute nel comma 1 quater dell'articolo 6, utilizzo del domicilio digitale. Praticamente noi dal 27 gennaio di quest'anno siamo obbligati a inviare tutte le nostre comunicazioni via PEC. Quindi dobbiamo andare al sito INIPEC del Ministero dello Sviluppo e verificare che quel soggetto alla quale noi stiamo per mandare via posta l'ingiunzione non sia dotato di un indirizzo digitale. Qualora il soggetto dimostra di avere un domicilio digitale, dobbiamo restituire le spese della raccomandata. E questo è quello che vi dicevo, che deve essere attivata. Infatti conviene che i software degli enti locali siano abilitati alla gestione della PEC, perché oltre al risparmio che si ha nella raccomandata c'è la possibilità di dover rimborsare le spese sostenute per la raccomandata stessa. Ci aspettavamo una norma più dettagliata e strutturata, quantomeno sulla falsariga dell'articolo 60 del DPR 673 che disciplina gli intoppi propri dell'uso della PEC. Qual è il problema delle PEC? Che spesso una PEC ci può tornare dietro perché non è attiva. Allora in questo caso stiamo utilizzando una circolare come spunto, diciamo,
una circolare del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2018 scritta per le sanzioni amministrative, ma che noi possiamo utilizzare per le ingiunzioni. E questo è il CAD, pur sancendo obbligo di notifica a mezzo PEC, non fa cenno circa l'efficacia di una notifica tramite posta ordinaria omessi, senza prima aver esperito il tentativo con la PEC. La notifica nei modi ordinari è comunque idonea a produrre gli effetti di legge. Il destinatario conserva la facoltà di chiedere la restituzione delle spese di notifica se prova di essere titolare di un valido indirizzo PEC e di averlo inserito in uno degli elenchi ufficiali. Il decreto riporta delle indicazioni importanti in merito agli allegati del messaggio di posta elettronica certificata, che è utile considerare anche per la notifica di accertamenti e ingiunzioni. La dilazione di pagamento. La dilazione a rate è una modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento consistente nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto a una determinata scadenza. Dal punto di vista giuridico non è stato codificato un diritto alla dilazione per i tributi locali. Ci si attiva, come diceva pure chi mi ha preceduto, al regolamento comunale. Nell'ambito dei tributi locali non è invece ravvisabile una disciplina, come dicevo, specifica. In linea di principio, la dilazione si concede su un titolo che definisce la pretesa, accertamento o ingiunzione. Anche qualora che decidesse di concedere una dilazione sul termine ordinario di pagamento, ad esempio il saldo dell'IMU, non viene meno l'inadempimento alla scadenza prevista dalla legge che comporterà l'applicazione della relativa sanzione per il pagamento tardivo. In caso di dilazione su sollecito di pagamento, l'esempio è la Tari, va ricordato che quest'ultimo non è un atto tipico idoneo a salvare la decadenza, valenza sicuramente propria di atti tipici quali l'accertamento o l'ingiunzione. È necessario anche ricordare le regole temporali della decadenza ai fini della riscossione coattiva posta al 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell'accertamento. E questo noi va tenuto conto quando andiamo a fare l'ingiunzione degli accertamenti. In generale, allora, quando noi riceviamo l'affidamento in un comune, quando si sa che stiamo per mandare le ingiunzioni relative, per esempio, all'accertamento dell'ICI precedenti, 3 anni prima, c'è qualcuno che va a chiedere la rateizzazione. La rateizzazione non blocca la prescrizione. Conviene mandare l'ingiunzione e poi far rateizzare l'ingiunzione, ma mai far rateizzare l'accertamento a pochi mesi dalla prescrizione. Allora, la motivazione che porta a concedere la dilazione è lo stato temporaneo di difficoltà che impedisce l'esborso della somma richiesta. L'aspetto di maggior rilievo è legato alla dichiarazione del richiedente, supportata da elementi descrittivi della propria situazione. Generalmente un ISEE, a noi basta una dichiarazione, siamo meno formali rispetto a normali, per poter concedere la rateizzazione. Ed è consigliabile definire un quadro dei possibili piani di dilazione sulla base dell'importo richiesto. Una volta era usuale chiedere la garanzia bancaria per le partite più grosse, più importanti. Oggi anche Equitalia questo non la può fare più, se non altro, non per altro, ma perché le banche non concedono più nessuna garanzia e neanche le assicurazioni. Va indicato il metodo di calcolo della rata e la modalità di computo delle somme rispetto al carico complessivo. Va definito il perfezionamento, le condizioni di revoca, ad esempio l'inadempimento di 2 o più rate anche non consecutive. Il DPR 602-73, il titolo 2, i privilegi per la cartella e l'ingiunzione. La maggior parte delle funzioni svolte dal giudice dell'esecuzione sono affidate all'ente o alla società di riscossione che procede alla riscossione. Le funzioni demandate all'ufficiale giudiziario sono svolte dall'ufficiale della riscossione. L'agente della riscossione gode dell'esenzione dei tributi e dei diritti per trascrizioni, iscrizioni, cancellazioni, dipignoramenti e ipoteche. Tasse e diritti per atti giudiziari sono ridotti della metà e recuperati nei confronti del debitore. Importanti agevolazioni sui tempi da seguire nel pignoramento, nel senso che sono atti che vanno molto veloci.
e la possibilità di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo e dell'ipoteca quale misura cautelare e il pignoramento crediti presso terzi. Per la riscossione di somme non pagate, quindi il concessionario procede alla espropriazione forzata sulla base del ruolo calcolate, come diceva prima il dottore, che stiamo parlando ad esempio in questo caso di una legge del 73, quando ancora i concessionari non esistevano, quindi non esisteva l'ingiunzione. Quando leggete il ruolo è applicabile anche all'ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare con apposta documentazione rilasciata ai sensi del comma 1 bis l'avvenuto pagamento delle somme dovute, ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore. Quindi quando noi facciamo un pignoramento, l'unico modo per poterlo togliere è o lo sgravio dell'ente, del comune che ha fatto che ci ha dato il ruolo, o la dimostrazione del soggetto che ha provveduto al pagamento dell'ingiunzione. Il comma 2 parla del procedimento di espropriazione forzata ed è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili. Gli atti relativi a tali procedimenti sono notificati con le modalità previste dall'articolo 2. Allora, le funzioni demandate, stavamo dicendo prima, agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione. La figura dell'ufficiale della riscossione, già esistente nel sistema delle esattorie, compie le funzioni svolte dagli ufficiali giudiziari, quindi esegue le notificazioni, esegue i pignoramenti e esegue anche i pubblici incanti. L'ufficiale della riscossione deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali che compie nell'esercizio delle proprie funzioni. Il registro cronologico è vidimato dall'Agenzia delle Entrate. L'ufficiale della riscossione, prima di utilizzare il registro, va dall'Agenzia Regionale delle Entrate, si fa vidimare il registro e poi può cominciare a operare. Il concessionario procede ad, questo è l'articolo 50, adesso ci sono tutti gli articoli della parte delle procedure esecutive. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ma parliamo anche dell'ingiunzione, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere. Quindi se noi il pignoramento, il fermo amministrativo, cioè il fermo no, il pignoramento, la procedura esecutiva l'attiviamo dopo un anno, dobbiamo rinnovare l'ingiunzione mandando una intimazione con la quale diciamo al soggetto entro 5 giorni devi provvedere al pagamento di questa intimazione perché altrimenti eccetera eccetera eccetera. Il precetto invece del codice di procedura civile dura 90 giorni. Per tutti gli importi che sono sotto i 1000 euro siamo obbligati a inviare una comunicazione composta ordinaria in quale gli diffidiamo ad adempiere. Anche questo non sortisce mai nessun effetto, quindi alla fine è possibile estendere il sollecito anche ad importi più alti, non solo quelli sotto i 1000 euro, ma lo si può fare anche per quelli sopra i 1000 euro. Il fermo amministrativo, che è l'articolo 86 del DPR 602. Decorso inutilmente il termine di cui l'articolo 50,1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore e dei coabbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla Direzione Regionale delle Entrate e alla Regione di Residenza. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente di riscossione con la notifica al debitore o ai coabbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni sarà eseguito il fermo senza necessità di ulteriore
comunicazione. Cosa succedeva una volta? Che arrivava direttamente il fermo. Adesso la nuova normativa prevede che si mandi un preavviso di fermo e trascorsi i 30 giorni, se non è intervenuto il pagamento, provvedere poi all'effettivo fermo del mezzo. Allora, il fermo amministrativo non ha scadenza, nel senso che dopo l'ingiunzione, se passa e supera anche l'anno, io comunque il fermo amministrativo lo posso fare tranquillamente, non c'è il limite dei 12 mesi. L'ipoteca sui beni immobili, che è l'articolo 77. Ipoteca sui beni immobili, articolo 77 DPR 602-73. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50,1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria, di cui al comma 1, anche quando non siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione, di cui all'articolo 76, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a 20.000 euro. Quindi oggi con la nuova normativa possiamo fare i pignoramenti soltanto da 20.000 euro in su. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell'immobile da sottoporre a espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, che sono delle regole che stabiliscono il valore dell'immobile, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e decorsi 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione. In quel caso procediamo all'espropriazione e alla vendita all'asta dell'immobile. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta ipoteca. Disciplina del codice di procedura civile, atti preliminari all'esecuzione. Allora, il codice di procedura civile parla dall'articolo 479 e che l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e dal progetto ai sensi dell'articolo 137 e seguenti. Il 480 è l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, con avvertimento che in mancanza si procederà all'esecuzione forzata. Poi l'atto preliminare è il titolo esecutivo, atto da cui risulta un diritto di credito certo, liquido ed esigibile. Il progetto invece diventa inefficace se entro 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. L'esecuzione del codice di procedura civile è la sottrazione dei beni al debitore per soddisfare il creditore procedente. È diretta da un giudice nominato dal Presidente del Tribunale e inizia con il pignoramento articolo 491. Il pignoramento è un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati ad espropriazione e i suoi frutti. Il pignoramento perde la sua efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita. Nella riscossione privilegiata, invece, quali sono i soggetti coinvolti? Qua abbiamo a sinistra il codice di procedura civile, a destra il DPR 602, quello che applichiamo noi. Nel codice di procedura civile abbiamo il giudice dell'esecuzione, nel DPR abbiamo l'ente o il comune o la società concessionaria. Nel codice di procedura civile abbiamo l'ufficiale giudiziario, nel DPR 602 abbiamo l'ufficiale di riscossione che esercita esattamente le stesse funzioni dell'ufficiale giudiziario e il cancelliere. Nel codice di procedura civile il pignoramento presso terzi riceve, che è un'altra prassi
che applichiamo, forse quella più comunemente usata, quel pignoramento presso terzi, è il pignoramento dei conti correnti bancari sostanzialmente. Allora, diciamo che nel codice di procedura civile il pignoramento presso terzi riceve una disciplina procedurale peculiare che prevede la chiamata del terzo. L'articolo 543, il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore, deve contenere l'intimazione al terzo di non disporre delle cose indicate e la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice per rendere la dichiarazione di quantità. Nel nostro caso non c'è bisogno di tutto questo, mandiamo il pignoramento presso terzi alla banca o a Poste Italiane e sono obbligati a riversarci le cifre presenti sul conto fino alla per quanto è il debito del cittadino, salvo che per i crediti pensionistici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, comma 4, quinto e sesto del codice di procedura civile, perché può contenere il luogo della votazione, allora qual è il problema di questo genere? Che i crediti pensionistici, una volta che vanno dentro il conto corrente bancario o postale, non sono più crediti pensionistici, è un deposito sul conto corrente e quindi noi siamo autorizzati a prelevarli. Nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica e alle rispettive scadenze per le restanti somme. Il pignoramento presso terzi fino adesso era obbligatorio che lo facesse l'ufficiale di riscossione. Invece con la nuova normativa, con la nuova articolo 72 bis, l'atto di cui al comma 1, quindi il pignoramento presso terzi, può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e in tal caso reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di quell'articolo, parlavamo prima del registro cronologico. Se lo fa il dipendente dell'agente della riscossione non è più necessario avere un registro cronologico dei pignoramenti. Decorso inutilmente il termine di quell'articolo 50, comma 1, che sono i 60 giorni di termine per pagare, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72 bis, quindi del pignoramento presso terzi del presente decreto, e seguente del codice di procedura civile e simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive cautelari previste dal presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto al ruolo dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore, che è la dichiarazione stragiudiziale che mandiamo al datore di lavoro per richiedere i dati necessari per poter poi fare il pignoramento dello stipendio. La risposta del terzo non deve essere data nel termine indicato non inferiore a 30 giorni dalla ricezione. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la piena responsabilità e in caso di inadempimento è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie. Quindi se io mando la richiesta stragiudiziale al datore di lavoro e questi non risponde, ci sono delle sanzioni per la mancata risposta. Le attenuazioni al potere pubblico. Allora, il DPR 603, come è stato modificato con l'ingiunzione fiscale rafforzata, è stato giudicato un po' troppo dalla parte dei comuni e delle società di riscossione. Allora il legislatore ha pensato bene di attenuare queste regole, come? Imponendo il sollecito post-ingiunzione fino a 1.000 euro. Ha imposto la comunicazione preventiva di fermo e di ipoteca, no fermi su beni strumentali dell'impresa, ad esempio se uno il fermo amministrativo su una macchina che è in dotazione a un'azienda o è già iscritta come autocarro, non lo possiamo fare. E i limiti di importo del pignoramento immobiliare, che è stato elevato a 120.000 euro e comunque non è mai pignorabile l'abitazione principale, a meno che non sia un immobile di lusso. E ci sono i limiti al pignoramento e stipendi degli stipendi all'articolo 72. Ritorniamo all'articolo 72.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, questi sono articoli di legge, quindi vanno letti, non c'è, c'è poco da commentare. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario e di altre indennità relative al rapporto di lavoro di impiego, compreso quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione. A, in misura pari a un decimo per importi fino a 2.500 euro. E B, in misura pari a un settimo per importi superiori a 2.500 euro e comunque non superiori a 5.000 euro. Resta ferma la procedura di cui l'articolo 545,4 del Codice di Procedura Civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario, di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i 5.000 euro. Nel caso di accredito delle somme di cui commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. Quindi praticamente che succede? Che se noi abbiamo pignorato il conto corrente, l'ultimo stipendio non può essere pignorato, però se ci sono residui degli stipendi precedenti sono tranquillamente pignorabili. Il pignoramento mobiliare. Una volta era più diffuso, adesso è meno usato. Si esegue sul posto, come diceva prima, con la candela, come diceva il segretario prima, si esegue sul posto mediante verbale di pignoramento dell'ufficiale di riscossione o funzionario della riscossione. La custodia dei beni pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. In questo caso il terzo dovrebbe essere l'istituto vendite giudiziarie. Però tutta questa procedura costa troppo e quindi non è più applicabile oggettivamente. L'agente della riscossione non può essere nominato custode. In mancanza di persone idonee, i beni sono presi in consegna dal comune. Ovviamente non c'è nessun comune in grado di poter prendere in consegna un bene. Il pignoramento mobiliare. I beni di cui l'articolo 515 terzo comma del Codice di Procedura Civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni forma e in ogni caso se nell'attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore, quindi se noi andiamo a pignorare una casa la diamo sempre in custodia al debitore. E il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento stesso. In tal caso il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che ci sia stato effettuato il primo incanto. L'esecuzione immobiliare. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del Codice di Procedura Civile, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione, questo che dicevamo prima, con esclusione dell'abitazione di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 agosto 639, che sono sostanzialmente i fabbricati delle categorie catastali A8 e A9, adibito ad uso abitativo e dove risiede anagraficamente il debitore. Non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni, definiti beni essenziali, è individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con l'Agenzia delle Entrate. Nei casi diversi da quelli di cui la lettera può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni determinati a norma dell'articolo 79 è diminuito della passività ipotecaria aventi priorità sul credito per il quale si procede. L'inesigibilità. Questo è un problema importante per gli enti locali. Quando arriva la dichiarazione di inesigibilità, per esempio, di dell'ex Equitalia, noi possiamo richiedere i soldi indietro, tutto ciò che abbiamo speso per poter nell'attività che abbiamo fatto di riscossione, anche se
non abbiamo recuperato le somme dovute. Quando è che avviene l'inesigibilità? Quando la notifica dell'atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche, cioè se io so che all'anagrafe risulta un signore residente in un posto e nonostante tutto non riesco a notificarla, quella passa nella inesigibilità. La mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche, quindi quando sono trasferiti o sconosciuti, l'irreperibilità del codice di procedura civile, che sono il 143 per esempio, o il 140, l'improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva, cioè se io ho un avviso, un'ingiunzione di un soggetto che non ha assolutamente nulla, è inutile andare ad attivare la procedura, tutte le varie procedure, perché comunque spenderei solo soldi inutilmente e non potrei comunque recuperare le cifre ingiunte. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi. Quando troviamo le società di capitale che sono in liquidazione, quando troviamo società di capitale che sono state già cancellate tanto da rendere irrecuperabile il credito, e l'insufficienza massa attiva da procedura concorsuale, quando andiamo a costituirci in una società che è fallita ma nonostante tutto non riusciamo a recuperare le somme dovute. Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura. Calcolate che queste degli enti locali sono tutte piccole partite, quindi parliamo di poche centinaia di euro per lo più. E quindi a volte non ha proprio neanche senso andare a fare le procedure di esecuzione, perché non è né remunerativo, anzi. E poi la validità, cioè l'inesigibilità quando, per la validità del titolo, cioè le procedure sono esperite ma il titolo non prescritto nei termini. L'ultimo argomento è il recupero dei costi sul debitore, che è una questione molto discussa. Allora, la delega fiscale del 2014 stabilisce l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del DLGS 13 aprile 99 112, che è quella istitutiva delle concessionarie della riscossione di Stato. Nel caso del ruolo, la cartella, articolo 17, abbiamo il costo di riscossione sotto forma di misura percentuale, le spese di notifica e le spese di procedura per tutti quegli avvisi che abbiamo visto, tutti quegli articoli del comma dal 48 al 79 di pignoramenti, hanno tutti dei costi che il comune è obbligato a rimborsare al concessionario. Questo per quanto riguarda la cartella. L'ingiunzione è uguale, cioè il rimborso, ci sono il rimborso delle spese per i costi sostenuti, non oltre. Anche qua il costo di riscossione secondo un congruo parametro, il congruo parametro, vediamo quale, le spese di notifica e le spese di procedura. Però in questo caso ci deve essere a monte un regolamento delle entrate che le prevede espressamente. L'applicazione dei rimborsi deve essere poi sostenuta da una delibera di giunta. E credo di aver finito. Grazie. Ora faremo un piccolo break e poi riprenderà il dottore Mineo.